qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Stiamo parlando di colonne sonore, stiamo parlando di film. Allora ragazzi, arriva direttamente da Hollywood l'ultimo riconoscimento per Luca Buosi, talentuoso compositore friulano. È infatti sua la colonna sonora del cortometraggio 13 scatti del regista toscano Leonardo Barone, premiato nell'ultima edizione del Hollywood Horror Festival di Los Angeles. E quindi noi vogliamo sentire intanto e ringraziare Luca per essere qui con noi, come si crea una colonna sonora. Ciao Luca, benvenuto, come stai? Complimenti Luca. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Allora, grazie mille. Allora no, ma grazie a te, complimenti intanto, perché insomma quando ci sono questi riconoscimenti noi da italiani dobbiamo celebrare queste cose, e quindi uno dice ah ma non la sapevo questa roba. Per esempio mi è venuto in mente una cosa che dico con te, tantissime colonne sonore nei film del passato sono state scritte da italiani, lasciando perdere Ennio Morricone, ma c'è una grande tradizione in questo. Luca, tu lo sapevi immagino questa cosa? Sì, ma noi italiani siamo bravi a fare le cose, soltanto che non siamo capaci a venderci. Sì, dobbiamo mettere un po' più di fumo, visto che abbiamo l'arrosto. Quanti anni hai iniziato tu, Luca? Allora, io ho iniziato a suonare a 11 anni, poi pian pianino mi sono avvicinato con la musica, prima ascoltavo i Nomadi, poi ho iniziato il mio percorso musicale dalla musica classica, poi sono passato a jazz, musica moderna. E sono un pianobarista, suono nei locali in giro per il Triveneto, ma non solo. Sono anche venuto vicino dalle parti vostre a suonare, però. ma quella è un'altra professione, nel senso, cioè non sentirti sminuito perché fai il piano bar, è un'altra professione in questo caso, sì, che comunque sì. È, parliamoci chiaramente, Luca, è anche la più redditizia, perché sì, con la musica, esatto. Con la musica si possono fare bellissime colonne sonore, però il piano bar, quando si poteva, adesso siamo in una fase un po' più. Siamo in crisi. Esatto, difficile, però rende sempre il pane quotidiano, esatto. Passiamola così, esatto. Ecco. E poi fa sempre è gavetta, brodo. È la gavetta. Esatto, fa esperienza. Ma come si scrive invece per un film? Come si scrive la colonna sonora di un film? Allora, guarda, semplicemente, allora, bisogna intanto che ci sia un video completato. Dunque io lavoro sempre a video finito. Okay. Quando il regista mi manda il video completato, io lo vado ad analizzare e lo vado a dividere a settori, nel senso vado ad analizzare subito le scene, tra virgolette, principali. E dopodiché ho diviso i settori, riesco già a capire che timbrica dare al brano, nel senso se comunque faccio un esempio un horror, sai che comunque devi restare sempre sul cupo e in quei punti. La famosa musica tensiva, che non ho mai capito. Che è quel paddone. Che note sono? Sono accordi, immagino, bassi come tonalità. In tonalità minore, ragazzi, ecco. In tonalità minore, perché la tonalità minore è una tonalità triste, mentre la tonalità maggiore è allegra. E no? Certo. Da qui vi ho già detto come si divide la musica. Mi ha messo un sottofondo di questo tipo nel frattempo, mentre parli così. Sembra con la foto che abbiamo messo tua in bianco e nero, per gli amici che ci stanno guardando in televisione, sembra che stia arrivando veramente qualcuno con la motosega a ucciderci da un momento wow. All'altro. Che bella immagine, no, Luca. Proprio per essere allegri. No, per dire, sul film horror, giustamente parli di tonalità minori, perché appunto lo sappiamo, la differenza tra maggiore e minore, felicità e tristezza, facciamo esatto. Così una sintesi. Paura, però, anche un po'. Paura, certo, però la domanda è, tu praticamente metti in play il film e ti metti esatto. Con la tastiera a guardare il film e pensare una trama, no? Cioè, perché devi trasferire delle emozioni. Esattamente, diciamo che comunque perché una colonna sonora rimanga in testa deve avere un tema, che solitamente diciamo sulle musiche, sui film diciamo allegri, come magari potrebbe essere 13 scatti, anche se non è proprio allegrissimo, che comunque è un fantasy, sì. Comunque c'è un tema, c'è proprio una melodia, diciamo così, che si ripete all'interno del brano, e in questo cortometraggio io praticamente ho creato fondamentalmente due brani. Poi c'è tutta la musica che parte dall'inizio alla fine,
che diciamo è quella riempitiva. Dunque... Certo, certo, che, però secondo me posso dirti, secondo me è quasi più difficile fare la riempitiva che una canzone, cioè, vera e propria, nel senso, voglio spiegare, perché la musica riempitiva, cioè, sei lì, cosa fai? Non stai a creare una canzone di per sé, crei una serie di note e cerchi di trasmettere un'emozione. Questa immagino sia una delle più grandi difficoltà. Luca, il tempo purtroppo è tiranno, ma noi volevamo celebrarti e sentire chi veramente le colonne sonore le fa, farti ancora i complimenti per Luca, questo riconoscimento. Luca, perché non ci fai una colonna sonora per 105 Takeaway? Esatto, allora Luca, fai una roba, se riesci a tempo perso, ti guardi sul canale 157 una puntata. E okay. Poi ci mandi... Sarebbe bellissimo se tu facessi la colonna sonora, soprattutto quando io faccio i cazziatoni a Diletta, oppure Diletta prende e inizia a ballare. Sarebbe allora, bellissimo. Ma allora facciamo cose allegre. Facciamo... Certo. Sì, no, mettici anche qualcosa di minore quando ci sono io, ok? Esatto. Ecco, fai questo esperimento se vuoi, poi noi la diffondiamo su tutti i social di 105. Sarebbe un esperimento bellissimo, Luca. Ti adoro. Grazie, un abbraccio. Ciao Luca, ciao. Complimenti. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.